volta che sono arrivata in questa società ho pensato che, avendo davanti così tante brave ginnaste che io stimo tuttora e ho stimato, non sarei mai arrivata a questo punto, perché è veramente un traguardo difficile arrivare a fare una preolimpica a Rio. Però naturalmente con il lavoro e con tanta forza, convinzione e autostima ci si arriva. Penso che sia questo il bello di uno sport, il bello della ginnastica ritmica, il bello in generale, perché mettendoci il cuore, mettendoci l'anima o passione in una cosa che, in cui tu credi veramente, riesci ad arrivare quasi ai tuoi sogni. E quindi penso veramente che arrivare a fare una preolimpica a Rio sia quasi una realizzazione di un sogno, perché veramente essere a un passo da un'Olimpiade, a un passo da quei cinque cerchi che tutti gli sportivi al mondo penso che desiderano più al mondo, più di se stessi, e per quello per il quale ogni sportivo, ogni ginnasta lavora in pedana tutte le ore e tutto il tempo e tutta la fatica e il sudore che ci mette lo mette per arrivare a questo. Quindi penso veramente che Rio sia una cosa bellissima, un traguardo fantastico. Sono partita dalla Toscana precisamente il giorno dopo dell'esame di terza media. Ho fatto la valigia, ho detto ciao mamma, io vado in Abruzzo ad allenarmi. E sono arrivata qua con Germana, che mi è stata dietro fino adesso, che Dio solo sa quanto ne abbiamo passate insieme e quante ne ha passate anche lei insieme a me, perché tutta la fatica che ci mette un atleta ce la mette anche l'allenatore, quindi penso che sia un viaggio in due, fantino, cavallo, come lo volete chiamare voi. E ho lavorato tanto, all'inizio naturalmente per me era più difficile perché venivo da una piccola società che, anche se comunque penso che mi abbiano tirato su, però ci voleva un'allenatrice più di carattere per formare poi una ginnasta che è un atleta e che la quale è quella che sono diventata adesso, no? E io ho fatto la mia prima internazionale, è stata a Pesaro con la Fune, mi ricordo, ero piccolissima. E poi dopo ho fatto gli europei con le cinque funi, con le mie compagne di società, che io penso che sia andato molto bene, perché dopo non avevo mai fatto gare così importanti, io penso che è stato veramente anche quello un traguardo, un piccolo traguardo che poi è iniziato per altri traguardi. Ho fatto tre mondiali, a Kiev, a Izmir e a Stoccarda, e alcuni meglio e alcuni peggio, naturalmente nella vita di uno sportivo ci sono alti e bassi purtroppo, ma è per questo che siamo sportivi, per andare avanti e per prendere in mano la nostra vita, cercare di cadere ma rialzarci. E adesso siamo arrivati qui, finalmente, dopo questa gara di Pesaro, si spera che Rio vada per il meglio. Io penso che al di là del risultato sportivo, per ogni atleta ci sia fare bene. L'importante è fare bene, ogni gara, ogni competizione, ogni esibizione, l'importante è fare bene e far vedere il lavoro che si fa in palestra tutti i giorni. Poi se viene il risultato, meglio. Però io penso che prima ci sia il bene stesso, sia che un atleta sia soddisfatto di quello che ha fatto.